Vorrei cercare di dare un nome a quel che è accaduto. Senatore Buccarella, parto da lei. Ma io insieme ai miei colleghi del Movimento 5 Stelle, accogliendo anche l'invito formulato dal Capo dello Stato, vorrei sottrarmi a ogni possibile uso strumentalizzante del dibattito sui tragici fatti di Macerata. In una parola, siamo davanti a una follia, evidentemente, ma veramente un argomento così delicato, fatti di ordine pubblico così gravi, su una tematica che facilmente, come lei stessa diceva, citando i titoli e le posizioni politiche, facilmente strumentalizzabile e che diventa poi un argomento di campagna elettorale. Noi vorremmo, per rispetto di quelle vite in pericolo e la vita sacrificata della povera Pamela, veramente evitare ogni commento, lasciando che le indagini svolgano il suo corso e riservando ogni valutazione di tipo politico e di analisi anche sociologica a un momento che sia estraneo alla temperie, diciamo, della campagna elettorale. Parto da lei per cercare di capire che cosa cambia dopo sabato nella vostra campagna elettorale per quel che riguarda la gestione ovviamente dei flussi dei migranti e il tema della sicurezza strettamente annesso a questo. Appunto, non cambia niente perché nulla deve cambiare dal nostro punto di vista rispetto a posizioni pragmatiche che noi abbiamo avuto, abbiamo sempre cercato di tenere. Cioè, il pragmatismo vuol dire la capacità di distinguere un problema o comunque una situazione da dover gestire in ambito nazionale e trovare le soluzioni, cercando di sfuggire all'inevitabile strumentalizzazione politica. Come dire, dei cosiddetti buonisti che pensano che l'Italia possa essere un paese di accoglienza tout court e anche facendo riferimento invece a certi sentori che appartengono storicamente più alla destra, movimenti come quelli della Lega, ad esempio. Noi cerchiamo di starne fuori analizzando, avendo studiato le problematiche dell'immigrazione, e io ricordo che noi siamo stati i primi a pronunciare la parola Dublino 2, cioè a mettere in discussione i criteri su base europea che disciplinavano i flussi migratori. Adesso, per fortuna, gran parte anche delle nostre posizioni sono diventate oggetto di dibattito pubblico, di dibattito politico e anche di qualche iniziativa politica del nostro Paese, ancora troppo timida. E per cui il nostro tentativo, ben consapevoli, come dire, che ci si muove in un terreno dove la strumentalizzazione politica, cioè questi fatti purtroppo sembrano accadere per gli interessi quasi, per casualità evidentemente, di quelle parti politiche che dell'immigrazione hanno fatto o un business senza una capacità di gestione, oppure un argomento populista da usare nei confronti della pancia degli italiani, anche soprattutto in maniera strumentale, diciamo. Quindi per noi non cambia niente. Il potenziamento, che è uno dei punti previsti nel nostro programma, di 10.000 unità dei membri delle commissioni valutative dei requisiti per il riconoscimento di tutti gli strumenti di protezione internazionale che il nostro ordinamento giustamente ha, e quindi il rispetto dei diritti umani, il rispetto dei trattati internazionali, nonché quello della stessa nostra Costituzione, che ci obbliga a garantire protezione, accoglienza e possibilmente reinserimento per chi ne ha diritto, è una disciplina ragionevole del fenomeno epocale, che, come sappiamo tutti ormai, che è quello dei flussi migratori dai cosiddetti paesi del terzo mondo. E il rifuggire la strumentalizzazione, ahimè, è un esercizio difficile. Perché io ne sono un antico testimone diretto, forse qualcuno di voi ricorderà che io fui l'estensore di un emendamento che prevedeva, che poi è stato approvato in Parlamento, l'abrogazione del reato di clandestinità, un emendamento approvato in una legge sulle depenalizzazioni, che però il governo Renzi e Ce lo neanche quello successivo ricordiamo bene, di senatore. Gentiloni ha ritenuto opportuno, per motivi comprensibilmente politici, dover attuare. Quello era un'idea, un provvedimento, un approccio pragmatico con riferimento a quel tipo di reato, che sappiamo che esiste ancora oggi e non serve a niente, né a Allora, scoraggiare restiamo su l'ingresso. questo, senatore. Quanto sono preoccupati i nostri ospiti del fatto che ci sia un clima culturale o forse inculturale favorevole a certe prese di posizioni, quindi al razzismo, alla xenofobia. Esiste un clima culturalmente favorevole in questo momento in Italia che poi alimenta quello che
che è successo a Macerata? E cosa può fare la politica per non alimentarlo eventualmente? Senatore Buccarella, partiamo da lei. Sì, ma la preoccupazione credo che sia giustificata. Io credo che esista una preoccupazione di una recrudescenza, di una sensibilità o di una, come dire, dell'utilizzo di argomenti razzisti o xenofobi. La preoccupazione c'è e noi, come tante volte abbiamo detto, quando siamo stati identificati come un movimento di protesta, abbiamo voluto, come dire, accollarci il merito, diciamo così, di aver stemperato anche un certo risentimento da parte di una fetta della popolazione italiana che magari può andare vicino a una certa insofferenza nei confronti come dire, di cittadini stranieri. E ovviamente noi, lungi da noi, non abbiamo mai, per fortuna, ha avuto alcun tipo di argomentazione politica o programmatica di tipo neanche lontanamente razzista o xenofoba, evidentemente. La preoccupazione c'è, io credo che la soluzione al fenomeno, come dicono persone ben più competenti di me, debba incanalarsi in un discorso di culturale, come si dice, cioè iniziamo dalla scuola, dagli stessi mezzi di informazione, verosimilmente anche in capo alle forze politiche, comunque ai leader, a quelli che danno voce a un'opinione politica, di non alimentare alcun tipo di revanchismo o di odio di natura razziale, comunque basato sulla diversità di alcun tipo, perché i valori della Costituzione, a cui noi crediamo fermamente, ci dicono questo, perché è una conquista di civiltà che non può essere messa in discussione. Perché Buccarella, mi scusi, la sensazione è quella che certi concetti siano di moda, uso questo termine banale proprio per banalizzare ma drammaticamente la cosa, no? Come se una volta ci fosse quasi una ritrosia nell'esprimerli come motivazione delle azioni e invece adesso tutto sommato sia, appunto, non riesco a trovare un termine migliore, di moda essere o motivare le proprie azioni con pensieri razzisti, xenofobi. Sì, se questo è vero, in tutti i casi in cui questo è vero è qualcosa che va rigettata e le soluzioni sono di natura culturale, che è lì, quello è il campo su cui dover agire, e indubbiamente anche di natura sociale, perché io credo che il fenomeno, la sensibilità, chiamiamola razzista o xenofoba, si concentri soprattutto, credo, nelle grandi aree urbane o comunque in quelle zone in cui il fenomeno migratorio è un mancato sistema di integrazione da parte dei, ovviamente, degli stranieri regolarmente residenti in Italia. Non ha funzionato bene, questo per una responsabilità politicamente storica sia dei governi di centrodestra sia di quelli di centrosinistra. Quindi io condivido la preoccupazione, noi, come dire, come Movimento 5 Stelle siamo ben consapevoli di questa preoccupazione, che è una preoccupazione da condividere per contrastare un fenomeno che lascerebbe alla mercé una fetta di italiani agli istinti più irragionevoli, più incivili, più beceri, che portano poi all'odio, e l'odio va sempre combattuto. Io penso che la politica non faccia il suo dovere e rischia di minare davvero la convivenza civile. Però certo, allora, la politica ci ha messo del suo, temo, a rafforzare questo sentimento. Sì, ma questa... La questione del business cosiddetto, dell'immigrazione, il fatto che sulla pelle di poveri migranti si siano create ricchezze e cointeressenze fra parte del potere politico, e quello che doveva essere una misura ragionevole di gestione del fenomeno migratorio, ahimè, come dice lei, collega Mirabelli, è qualcosa di cui, dico, mafia capitale, è inutile richiamare, sono d'accordo. A tutti. È qualcosa, no, voglio dire, visto che mi sono inserito, questa sorta di autocritica io la condivido, ma ovviamente è rivolta a chi ha governato questo paese, e anche le politiche dell'immigrazione. No. Cioè, diciamo, ma non c'è nessuna autocritica, è evidente.